tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. La memoria è la risposta migliore. Nella sinagoga di Pesaro una maratona di letture del diario di Anna Frank. Incidente stradale a Fenile di Fano, due persone finiscono all'ospedale. Intervista al nuovo prefetto di Pesaro e Urbino Carla Cincarilli, che forse domani incontrerà già il sindaco di Fano Seri. Una donna russa di 42 anni di San Costanzo esce di strada con l'auto e finisce contro un palo della luce. A Serungarina si respira già aria di festa, domenica sono iniziati i mercatini di Natale. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Questa mattina a Fenile di Fano intorno alle 8.30 c'è stato un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte tre autovetture, due le persone ferite che sono state portate al pronto soccorso cittadino, una donna di Fano di 27 anni che era alla guida di una Mercedes e un pesarese di 51 anni al volante di una Toyota. Illeso invece un 64enne albanese che guidava la Polo, che avrebbe tagliato la strada alla Toyota che viaggiava nel senso opposto di marcia. La provinciale è stata chiusa per permettere ai soccorritori di prestare i primi soccorsi ai feriti, alla polizia locale di effettuare i rilievi di legge per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. La svastica disegnata all'ingresso di una scuola a Pesaro, questa mattina c'è stata la risposta a questo oltraggio, una maratona di lettura di alcuni brani del diario di Anna Frank, letture che sono state fatte all'interno di una sinagoga, la sinagoga a Pesaro. Per Ricci, il sindaco, la memoria è la risposta migliore. Una svastica fatta con la vernice spray nera tra sabato e domenica sul cartello della scuola che porta il nome di una delle sedicenni più conosciute al mondo da intere generazioni. Anna Frank, un simbolo, un'eroina del Novecento che con i suoi diari ha lasciato una testimonianza indelebile dell'orrore che nell'Europa del 40 stava dilagando e ha proiettato Pesaro domenica mattina sulla cronaca nazionale. Svastiche e simbologie naziste inneggianti alle SS, nelle cui prigioni finì Anna assieme agli altri componenti della sua famiglia nell'agosto del 44, prima di essere internata in un campo di concentramento. Quale che sia la mano o le mani che ha compiuto questo gesto di sfregio alla sua memoria, deve essere scovata e perseguita. Lo chiedono le istituzioni, lo chiedono i docenti della scuola, rivolgendo un appello nel caso mai qualcuno avesse visto qualcosa. Resta da capire chi sono. Annoiati adolescenti alla ricerca di forti sensazioni, lontani per età o cultura dal contesto storico, o adulti ben coscienti del significato e della portata del gesto? Le indagini condotte dai carabinieri dovranno identificarli e dare chiarimenti. Per ora forte e decisa è la risposta delle istituzioni e della società tutta. Purtroppo stanno riemergendo valori di intolleranza, di razzismo profondo nella società italiana e che possono essere compresi ma non possono essere giustificati e che di conseguenza necessitano di una reazione, e non c'è reazione migliore che quella della memoria, perché la memoria è l'unico modo per far sì che i valori di libertà e di uguaglianza vivano per sempre. In meno di 24 ore è stata organizzata nella sinagoga di Pesaro una lettura a fiume di alcuni brani dei suoi diari. Quattro gruppi da 50 studenti l'uno si sono alternati dopo che ognuno di essi era preceduto da un contributo di un'istituzione. Il nuovo prefetto di Pesaro, il presidente della provincia, i docenti e il primo cittadino di Pesaro. 200 giovani che sono lo spaccato della società attuale e la speranza per il futuro, per non dimenticare mai. Rimaniamo a Pesaro perché l'associazione Disabili Voci su Voci, ad un anno dalla morte della piccola Sofia Rondina, donerà alla città un'altalena per disabili. La somma utile alla donazione è stata ottenuta dalla vendita di un libro di fiabe per bambini. L'altalena verrà inaugurata la prossima primavera.
E adesso a Fano, il piano regolatore generale della città presenta i suoi progetti, ci sono alcune parole chiave, allora ve le diciamo: mobilità dolce, continuità visiva, socialità e leggerezza urbana. Sono appunto queste le parole chiave della cittadina del 2030. Si avvicina l'adozione del nuovo piano regolatore generale che andrà a disegnare l'aspetto urbanistico della Fano del 2030, facendo sue le indicazioni di Orizzonte Fano, il piano strategico della città. La richiesta fatta dalla cittadinanza durante i molteplici appuntamenti di avere un contesto collettivo fruibile e continuo in cui vivere e crescere e si articola in una serie di progetti specifici. A mettere ordine nella redazione del piano sono gli schemi direttori, chiavi di lettura individuate sulla base di stimoli di portata urbanistica contenuti nel piano strategico. Ogni schema descrive come, in uno specifico ambito, obiettivi e metodi possano essere implementati affinché il nuovo piano regolatore sia in grado di muovere il cambiamento della città. Il primo schema è stato definito nel espandere la città storica. Un centro storico che viene valutato nei suoi spazi pubblici, in particolare quelli che consentono di accedere al centro storico o di espandere questo centro storico, ad esempio verso il mare, sui due viali importanti verso il mare. Un secondo è lo schema direttore relativo all'asse dei servizi, che prende in considerazione l'asse stradale che unisce il polo sportivo della zona Trave con l'aeroporto. In questo asse i progettisti ci dicono che sarebbe importante potenziare la mobilità lenta, quindi la possibilità di attraversarlo a piedi o in bici in modo sicuro, e anche qui si propone un progetto di suolo, cioè che tipologie di materiali, che regolamentazioni adottare sulle soste o sulla viabilità. Il nuovo piano regolatore fa propri i valori del progetto Città dei Bambini, che intersecano così il piano di tutte le tematiche. Noi immaginiamo di migliorare, stiamo lavorando per migliorare la fruibilità ciclopedonale sicura dai quartieri alle scuole, ad esempio, magari immaginando anche delle aree dove i bambini possono fermarsi, o magari in rapporto anche con i pubblici esercenti, delle situazioni di accoglienza per i bambini che vogliono fruire della città da soli, insomma, in qualche modo. Inoltre, per valorizzare le frazioni sarà necessario garantire accessibilità e spazi e servizi pubblici, rendere inoltre efficiente la viabilità, soprattutto negli spostamenti verso le altre parti della città. Uno sguardo poi alla vocazione turistica della zona sud della città di Fano. Perché Fano Sud ha una vocazione, una potenzialità turistica non solo legata strettamente alla costa, ma a tutto il paesaggio, anche collinare, che deve essere attentamente studiata, sia nel paesaggio collinare sia quello agricolo, per garantire e rafforzare questa vocazione turistica. Carla Cincarilli, il nuovo prefetto di Pesaro e Urbino, che si è insediato ieri, l'abbiamo incontrata questa mattina e l'abbiamo intervistata. Prime ore qui a Pesaro, qual è così un po' il suo stato d'animo? Inizia un nuovo percorso per lei. Da una parte è incuriosito, da una parte è moderatamente eccitato, nel senso che il cambiamento è sempre un momento di grande stimolazione anche per un funzionario dello Stato. Non diliamo noi, il concetto della burocrazia a volte passa in modo sbagliato, però siamo persone che ci mettono passione e quindi vedere una realtà nuova è così intensa, così vivace come mi è sembrata Pesaro, e adesso cercherò di conoscere anche la provincia tutta, diciamo Pesaro, Urbino e tutta l'intera provincia. Sono momenti belli, richiedono riflessione. Empaticamente parlando, però, sono stati un primo incontro molto, molto stimolante. Ecco, nel suo così saluto iniziale ha voluto sottolineare un aspetto che è l'associazionismo e i giovani. Queste sono due cose alle quali ho percepito lei tiene in modo particolare. Ma sì, certo, qui siamo in terre di profonda cultura. Insomma, la cultura che cosa significa? Significa giovani. E quindi sì, le do ragione, scuola,
giovani devono essere, sembrano una mission un po' lontana dalla prefettura, ma una prefettura sta in mezzo alla gente e la gente del domani la aiuti a formarsi oggi, quindi i giovani devono richiedere tutta la nostra attenzione, lo dico pure da madre, sono anche nonna, insomma è un messaggio assolutamente in funzione di un domani migliore di quello che abbiamo noi oggi. Quali sono i suoi propri impegni istituzionali? Abbiamo avuto ieri il primo approccio, come è logico, visto anche che siamo tutti insieme, e abbiamo incontrato il sindaco di Pesaro, abbiamo incontrato il presidente della provincia, il procuratore della Repubblica di Pesaro, il presidente pro tempore del tribunale, abbiamo fatto una bella riunione tecnica di coordinamento con tutte le forze di polizia allargata ai vigili del fuoco, abbiamo in programmazione forse domani il sindaco di Fano, dico bene? Spero di non dire un errore, quindi stiamo cercando e poi vorrei conoscerli e incontrarli tutti questi sindaci, perché insomma fanno un brutto mestiere, ecco, fanno un mestiere difficile e quindi hanno diritto a tutta la nostra attenzione, tutto il nostro rispetto, tutta la nostra volontà di collaborare. A diversi livelli. Paura per una donna di 42 anni di nazionalità russa, residente a San Costanzo, che oggi pomeriggio verso le 14.30 in località Tombaccia di Fano è uscita di strada con la sua auto finendo contro un palo dell'illuminazione pubblica. Nell'impatto il palo è stato divelto e la vettura è rimasta incastrata. Per estrarre la donna dall'abitacolo in tutta sicurezza è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici dell'ASET per scongiurare il pericolo di folgorazione. Sul posto anche il 118 ed una pattuglia della polizia locale. E adesso andiamo a Cagli invece, dove domenica si è celebrata la giornata del ringraziamento, l'ormai tradizionale manifestazione organizzata dalla Coldiretti di Pesaro Urbino a conclusione dell'annata 2017. L'appuntamento ha visto circa 500 presenti nel Duomo di Santa Maria Assunta, alla messa celebrata dal vescovo della diocesi Armando Trasarti e al tradizionale offertorio di prodotti locali che proprio i lavoratori della terra hanno portato all'altare. A conclusione della celebrazione il vescovo ha benedetto i 20 trattori che hanno riempito la piazza di Cagli, un'occasione di riflessione e confronto sul ruolo stesso dell'agricoltura al servizio della società, con la sua capacità di offrire non solo prodotti sani e di qualità, ma anche servizi rivolti alle fasce più deboli della popolazione. Così ha concluso e ha detto Tommaso Di Sante, presidente di Coldiretti Marche. E adesso Io Reporter, possiamo definirlo così, questo spazio nel quale tante volte voi ci inviate le vostre video segnalazioni con tanto di commento in sottofondo. Allora, Io Reporter questa sera si occupa di isole ecologiche, vediamo. Buongiorno, sono sempre Alessandro Dagnolo. Vi faccio vedere che abbiamo dovuto coprire le fogne perché escono i topi e questa è la situazione dei cassonetti, roba del pesce, questo è pienissimo, qui ci sono pienissimi sacchetti, notare lo sporco che c'è. Qui c'è un mobile, un letto, sedie, tutta la varia immondizia per terra, perché la gente oltretutto è maleducata, però probabilmente il cassonetto è pieno. Poi questo cassonetto è talmente in alto che la gente non ce la fa, guarda, non ce la fa neanche aprirlo. Ieri non sono venuti a svuotarlo perché questi mobili probabilmente che sono appoggiati qui non hanno permesso di far venire il cane. Poi qui c'è una damigiana rotta, e non si sa cosa. Qui c'è un letto abbandonato, questo cassonetto, anche le condizioni stesse dei cassonetti sono indescrivibili, di una sporcizia indescrivibile. Abbiamo i topi qui che camminano di notte, sacchetto della Pannolini, da notare che non viene neanche più raccolto, certamente non da un giorno. Che sia chiaro che questa è la situazione in via Castelfidardo, vicino alla Bocciofila, dietro la chiesa di San Cristoforo. Buongiorno, hanno mandato qualcuno a ritirare i pannolini, ma questa è la situazione interna del bidone, con la cacca dei cani abbandonata lì che nessuno rimuove perché è sul fondo. Se questo è il modo di pulire un bidone,
Ma io spero che le rendete pubbliche queste cose, guardate, perché è una cosa schifosa ormai. Va bene. Bene, questa dunque era la videosegnalazione di un nostro telespettatore, di un nostro reporter di strada. Avete visto durante questa denuncia pubblica anche il numero di telefono al quale attraverso WhatsApp inviare appunto i vostri video con il commento sotto. D'accordo? Allora, grazie come sempre per la vostra collaborazione, nella speranza che la situazione si risolva e venga un attimino migliorata. E adesso andremo a vedere domani. Adesso invece apriamo la pagina natalizia, andiamo a Serrungarina, dove sono iniziati i mercatini di Natale. Il periodo natalizio è ormai alle porte. Negozi già addobbati, centri commerciali accessoriati di palline, luci e presepi e mercatini natalizi invasi da famiglie e curiosi nel nostro territorio. Eh sì, perché domenica scorsa si è iniziato proprio dalla quarta edizione del paese di Babbo Natale a Serrungarina, frazione oggi del comune di Colli al Metauro, che vede la bellezza di 2634 abitanti. Un borgo addobbato a festa, un'atmosfera unica di vicoli caratteristici e della imponente scalinata medievale che ha ospitato circa 50 espositori con oggettistica di qualità e di artigianato locale, come prodotti creati a mano, idee regalo, pesche di beneficenza e prodotti locali come la famosissima pera angelica. Una delle scommesse principali dell'attuale amministrazione che ho l'onore di guidare qui a Colli al Metauro è proprio quella di ridare ancor più visibilità, ancor più vita, ancor più possibilità di mettere in campo iniziative a quello che è un territorio meraviglioso. Il territorio di questa provincia, il territorio della nostra Vallata del Metauro e il territorio di Colli al Metauro è indubbiamente un territorio molto vocato all'accoglienza, alle attività diciamo così enogastronomiche, quelle di promozione della tipicità dei propri prodotti, ma io dico ancora di più della valorizzazione proprio della bellezza, la bellezza ambientale del territorio, ma dei borghi, di quanto vi è all'interno. Diversi spazi dedicati anche per i più piccoli, come la casetta di Babbo Natale, i giri in sella fino alla piazza centrale con l'asino, la vendita di oggettistica realizzata dalle scolaresche delle scuole elementari del posto e l'intrattenimento musicale con il coro dei Folletti. Soddisfatti anche gli organizzatori di questa prima giornata, che hanno visto numerosissime famiglie amanti del periodo natalizio prendere d'assalto l'intero paese, con un risultato in continuo crescendo. Naturalmente questo va riconosciuto e va ringraziato anzitutto la società sportiva, che in primis, diciamo così, è quella che ha ideato e ha portato avanti questo mercatino per 4 anni. In collaborazione con la vecchia, gli amici della vecchia cantina e tante altre associazioni minori che si adoperano per il meglio sempre, per sempre la miglior riuscita di questa iniziativa, che devo dire che quest'anno rispetto agli anni scorsi siamo in un crescendo continuo e questo non può far altro che piacere. Il prossimo appuntamento con i mercatini natalizi di Serrungarina è previsto per domenica 26 novembre, con la conclusione finale e l'intrattenimento degli zampognari. Come avete visto, c'era una nostra troupe a realizzare uno speciale televisivo che andrà in onda dopo il nostro telegiornale. Allora, dopo c'è Box, appunto, con i protagonisti di Fano in cucina con lo chef, poi lo speciale natalizio a Serrungarina, ma vi ricordo che domani sera dopo il telegiornale alle ore 21 andrà in onda Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri. Per rivolgergli domande potete chiamare lo 0721 86 14 33 in diretta oppure mandare un sms con WhatsApp al 338 49 68 250. Ed è tutto, grazie per la vostra cortese attenzione, a voi l'augurio di una buona serata, noi ci rivediamo domani mattina alle 7:30 in diretta con la rassegna stampa Occhio ai Giornali. Arrivederci.